Buongiorno, è un'azienda tutta italiana, da tre generazioni, 120 anni, però ho letto, mi sono informata, non so se è vero poi, che suo padre ha avuto anche delle difficoltà economiche, cioè c'è stato un momento in cui ha rischiato il tracollo e si è ripreso. Ci racconta un po' come è andata, se può. Io posso, non voglio rovinare chi va a vedere poi il film di domani, perché lo racconto domani. Dopo il Gatto Pardo, che è costato all'epoca 3 miliardi, che è uguale a 80 miliardi, 80 milioni di euro adesso, ma una follia, e poi soprattutto Sodoma e Gomorra, che è quello che ha dato la botta, tutte le banche si sono riunite e hanno detto benissimo, allora la fallisce, cosa che per papà la Titano che falliva non era possibile. E tutti quanti dicevano se la Titano fallisce, quando fallisce ed era un tracollo enorme, perché era la società più importante che c'era, perciò. E papà lì è stato straordinario, perché papà ha venduto tutto, dice io non sparisco mai, io vendo tutto quello che ho, tutto, e abbiamo tutta la Farnesina a Roma, tutto il monte della Farnesina, c'erano due subito di Titanus, ha venduto. Tutti i cinema che c'avevamo ha venduto tutta la palazzina della Titanus, dove io adesso lavoro, chiaro, l'ha venduta, ha venduto tutta la Titanus, la società, il 70% della Titanus l'ha venduta, ed è stato lui però a essere il curatore del fallimento. Era messo lui come curatore del fallimento, dove tutto quello che c'era in Titanus non era più suo. Cosa che era una cosa incredibile, e ha venduto tutto, ha venduto anche tutte le cose che c'aveva, gli erano rimasti di nonna, ha venduto la macchina, tutto, è rimasto senza più niente. Però io ho pagato tutte le persone, e quando pago le persone, anche quelli che hanno un meno, voglio guardare negli occhi e dire io non fallisco, e pago tutti quelli, chiunque altro abbia chiuso la società, avrebbe aperto un altro, lo fanno tutti quanti adesso, no? Fallisce la società. Vogliamo fare un applauso a questo senso etico e della responsabilità, cioè sono tutte palle che ha inventato Enrico Lucherini, come le rose che venivano da Sanremo tutti i giorni e così via. C'erano le candele, ma erano solo le candele. Era quello che ha fatto la differenza che era, diciamo, il rapporto tra produttore e regista dipende dal regista. Con Peppuccio, col Tornatore, è dura, è durissima, perché lui quello che scrive per farglielo tagliare è praticamente molto difficile, perché lui è un genio. Poi quando c'è un altro genio davanti che era papà, è molto difficile fargli andare d'accordo. E siccome non riusciva a tagliare, non riusciva a fare, e non voleva arrabbiarsi perché si arrabbiavano, perché poi ha scoperto papà, che ha fatto fare subito con le cose. Perciò alla fine lui ha preferito chiamare un produttore della Rissati che lui adorava e farlo te, perché io ti dico, Peppuccio non voglio aiutarci. Perciò dipende sempre da. Però noi discutiamo su tutto, dagli sceneggiatori al regista, alle cose. Adesso le cose che succedono, purtroppo, dico io, quando uno lavora per la televisione, per le grandi piattaforme, come adesso noi stiamo per fare, e faremo anche una cosa con, diciamo, c'è anche Sofia e anche Piedone, su quello che faremo nel futuro. E purtroppo c'entrano le televisioni, dicono noi vogliamo fare questo con questo, noi vogliamo fare questo con questo, perché alla televisione piace questo, cioè loro impongono spesso le cose che vogliono. E siccome sono loro che danno i soldi, purtroppo spesso siamo degli esecutori. Con noi è un po' più difficile, perché insomma però poi alla fine si fa quello che loro sanno, quello che la gente vuole. Perciò è un pochino più difficile. Questo è un lavoro che sta, quindi voi state lavorando, lo diciamo, insomma. Tornatore, mentre girava il camorrista, calcolate che è stato girato 37 anni, le sentite? Ora si Sì, sente. meno male. 37 anni fa, il camorrista è il pre-Gomorra, perciò, ed è stato girato, noi abbiamo ritrovato dopo 37 anni, che non ne trovavamo. Sembra una cosa ridicola, abbiamo trovato le 5 ore del camorrista, perché non è il camorrista che è la storia di Cutolo, insomma, non è il camorrista allungato. Tornatore, per la prima volta che era il primo film suo,
ha girato, mentre girava il tamburista, ha girato due versioni, non è che le ha allungate, ha girato il tamburista e cinque punta del tamburista. E noi ce ne siamo visti sette mesi fa, otto mesi fa, in Titanus, con una copia bruttissima, perché dopo 37 anni, e siamo rimasti a bocca aperta, perché è impressionante, è bello, fatto bene, fatto, sembra una cosa girata adesso, 37 anni fa, con gli attori fatti, mio Dio. Abbiamo chiamato Peppuccio, tornatore, guarda, rifacciamo, lavoriamoci, ci mettiamo a posto, cioè, il tornatore, con il rapporto che abbiamo con lui, che è stupendo, il tornatore sta tutti i giorni sto lavorando, per noi, con noi, e l'abbiamo rimasterizzato, abbiamo messo le musiche, abbiamo chiamato tutti gli autori che hanno fatto le cose, e guardando la puntata adesso, tutto quello che ho preso fino adesso, la settimana prossima, ho visto un quarto d'ora della prima puntata, con i colori giusti, con la rimasterizzata, tutto, è impressionante. E quando uscirà adesso, fra, penso, l'anno prossimo, sono 5 punti del Camorista, voi vedrete un film che è il pre Gomorra, e vedrete che è una cosa fatta da tornatore ed è attuale. Non siamo un film di 37 anni fa. E il tornatore l'ha scritto 30-40 anni fa, e perciò è veramente una cosa. So che parlare bene delle cose che uno fa, a mamma sua sempre più bella delle altre, ma non è così, è veramente una cosa impressionante. Questa è una delle cose che faremo. Poi vi dico anche che faremo anche, rifaremo la sociale, che tanto non butta, butta questa cosa così. Rifaremo la sociale, facciamo un pre, la sociale e il post. E poi, non voglio dire troppo oggi, no? No, beh, è un qualcosina.